spiegare tutto quello che succederà al Lido per 4 giorni non è facile, sicuramente si parte bene. Io credo che l'inizio del festival sia proprio domani, perché domani a Rai 1, alla trasmissione di Antonella Clerici, si parlerà di Brodetto Fest, si parlerà di Brodetto Fanese, e questo ci rende orgogliosi perché sappiamo qual è il pubblico dell'enogastronomia italiana per eccellenza, sappiamo quali sono gli chef che si alterneranno, perciò ecco, credo che uno dei momenti di punta di questo festival sarà proprio domani. Per quanto riguarda il programma, già da stasera si parte con grandi ospiti, talk show, spettacoli, chef che si alterneranno al Pallabrodetto in questi 4 giorni, grandi nomi anche della giuria che deciderà quale sarà la miglior zuppa di pesce italiana. Perciò tutto il mondo della gastronomia, dell'enogastronomia italiano è coinvolto in questo programma, è coinvolto nell'organizzazione di questi 4 giorni. Ma stasera, tanto per dire, augurare a chi verrà al Lido una buona serata, sarà presente Roberto Giacobbo da Freedom. Tutti lo conosciamo, tutti lo amiamo, sappiamo qual è l'importanza di avere un ospite come lui al nostro festival. Non possiamo dimenticare inoltre che domenica, dopo aver presentato a Barcellona la nostra zuppa di pesce, viene confermata la presenza del ministro Lollobrigida proprio quel 3. Questo per capire l'importanza di questa manifestazione e anche per renderci orgogliosi dei 21 anni di lavoro che Confesercenti fa per la nostra città, per il nostro territorio, ma anche per la nostra regione. Siamo supportati da tante istituzioni, non per ultima quella del Ministero delle Politiche Agricole, ma da tanti anni con noi c'è il Comune di Fano, la Camera di Commercio regionale e la Regione Marche. E perciò ecco, tutto questo è un connubio tra enogastronomia, promozione del territorio, mondo della marineria. Questo ci tengo a dirlo perché per 4 giorni qui a Fano, al Lido di Fano, si parlerà di pesca, si parlerà di marineria, si parlerà di rispetto per il mare e rispetto per le nostre tradizioni. Questo, ripeto, ci rende molto orgogliosi.